Buongiorno a tutti da Mauro Benedetti di News Biella. Siamo in collegamento Skype con il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia per capire un attimo la situazione all'interno dei vari comuni biellesi e capire un po' lo stato d'animo dei cittadini attraverso il primo cittadino. Sindaco, com'è la situazione in paese? Ma la situazione in paese direi che è stranissima, solo perché è una situazione irreale, sembra veramente di vivere un film con i film di fantascienza che abbiamo visto più volte, però adesso si è trasformato in realtà. Però diciamo che la situazione è assolutamente sotto controllo, i dati su malati o quant'altro sono dati che ha l'ASL ed è giusto che in questo momento sia esclusivamente l'ASL a fornire dati di questo genere. Per quanto riguarda noi abbiamo ricevuto alcune notifiche da fare per nuclei familiari da porre in quarantena. L'unica cosa è questa. Per il resto grandi problemi non ce ne sono, insomma. Ecco, sindaco, i cittadini come hanno reagito? Sappiamo di iniziative più solidali, cioè i cittadini si riscoprono più vicini anche se lontani. Lei come vede questa cosa? Sì, è questo, diciamo, direi che è il lato positivo di tutta questa vicenda incredibile. Questo coronavirus che ci ha portato a cambiare un po' i nostri stili di vita, facendoci stare a casa, richiudendoci noi stessi, dall'altro invece sta favorendo di nuovo l'amicizia, il calore, la vicinanza tra le persone. Io devo dire, ho ricevuto anche tanti messaggi di persone che si mettono a disposizione per poter aiutare gli altri, quindi che mi sono dichiarati disponibili a poter andare a portare la spesa, a fare iniziative che possono aiutare le persone in difficoltà. E questo è bellissimo. Forse, no, non dico che avessimo bisogno di questo, ma un pochettino ritrovare questa vicinanza tra le persone c'era necessità. E grazie a questa, diciamo, questo lato positivo, vediamolo in questo coronavirus, insomma. Va bene, sicuramente la tecnologia in questo caso ci ha aiutato, ma in maniera positiva. Ecco, non usiamo più solo WhatsApp o i messaggi o Facebook per cose futili. Sindaco, è d'accordo con quello che sta facendo il governo in questo momento? Lei farebbe di più o di meno? Ma a parte il fatto che io vorrei appunto, mi sto fidando e sto guardando quello che propongono gli esperti, gli scienziati, i virologi, coloro che sono del settore, i tecnici del settore. Per quanto mi sembra che quello che stia facendo il governo, devo essere sincero, mi fa riscoprire anche un profondo orgoglio italiano, di essere italiano, di essere un cittadino della nazione italiana, orgogliosamente italiano di come siamo noi. Devo dire, rabbrividisco quando ho visto il primo ministro inglese, Boris Johnson, quando ha detto preparatevi, che tanto noi non faremo niente, preparatevi a veder morire i vostri cari. Ecco, noi no, noi invece tutto il sistema sanitario, quindi lo Stato, il governo, le regioni, tutte le persone che lavorano nel settore sanitario stanno impegnandosi 100%, anzi il 110% invece per salvare tutte le persone possibili, perché è questo, noi siamo l'Italia, noi abbiamo un importante welfare, abbiamo un importante sostegno alla persona, nessuno, le persone che rimangono indietro devono essere aiutate più di tutti. In questo caso il sistema paese, a mio avviso, sta rispondendo appieno a quelle che sono le esigenze di una situazione critica come questa. Bene, sicuramente in questo momento è importante sottolineare, come diceva lei, l'orgoglio italiano. E passiamo al vostro comune, iniziative messe in campo in questo momento. Beh, certamente noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo anche noi affinché la situazione sia di minor impatto sull'economia soprattutto, ecco quello che possiamo fare. Ma innanzitutto abbiamo individuato proprio questa mattina con una giunta i servizi indispensabili che devono essere mantenuti dati al cittadino anche in un momento come questo. Abbiamo deliberato l'azzeramento sul pagamento delle rette dell'asilo nido e delle mense, perché non ci sono più servizi, quindi è giusto che le famiglie non paghino più, anche se i costi fissi continuano a rimanere, perché il personale dipendente del comune, quindi il comune dovrà farsi carico di
questo ulteriore sborso, ma lo facciamo volentieri, perché è giusto che sia così. Poi abbiamo sospeso anche quelle che sono le rateizzazioni, ci sono aziende, famiglie che, con le quali abbiamo fatto delle rateizzazioni per rientri da mancati pagamento di imposte negli anni e quant'altro. Le sospendiamo fin quando l'economia non potrà riprendere, se ne faremo carico noi come comune nel frattempo. E poi abbiamo deciso con una delibera di indirizzo appunto di giunta, dove abbiamo sospeso tutte quelle spese che non sono strettamente necessarie all'ordinarietà. Quindi in questo momento azzeriamo tutto ciò che non è ordinario e ciò che non comporta dei danni economici all'ente. Faccio un esempio, adesso nel prossimo mese anche i giardini comunali, per esempio il taglio dell'erba, rallentiamo, tanto dobbiamo stare a casa. Quindi questo è il punto luce che volevo mettere in più, ad esempio, non lo mettiamo, lo metteremo, e adesso limitiamo al minimo quelle che sono le spese, se non la gestione dell'ordinario. Perché? Perché dobbiamo prepararci a qualche mese di, come si diceva una volta, tirare la cinghia, ma lo facciamo perché l'obiettivo è quello di uscire tutti insieme meglio di quello che di come ne siamo entrati, e sono sicuro ce la faremo, perché l'Italia e gli italiani stanno rispondendo veramente bene a una sollecitazione come questa che invece ci impone delle scelte gravose. Bene sindaco, ultima cosa, lei che è uno sportivo è conosciuto. Allora, cosa diciamo agli sportivi che vogliono uscire, che vogliono continuare a pedalare o correre? Questo è l'altro, un tasto dolente, però dico agli sportivi che a maggior ragione noi che siamo abituati a fare sport dobbiamo dare il buon esempio, dobbiamo, come sempre lo sport insegna dei valori, un valore è l'etica. L'etica nello sport, e l'etica ti impone anche di dover condividere delle scelte anche se non ci piacciono. Bisogna stare a casa, quindi ai ciclisti, ai podisti, a coloro che hanno abituato a fare attività in palestra, cerchiamo di adattarci a farla in casa in questo momento. Dobbiamo far così. Diamo il buon esempio noi per prima, che siamo come sportivi anche questa parte sana della nostra società. Facciamolo. Facciamolo perché, oltre che essere un obbligo, è un dovere nei confronti di tutti. Io sono sicuro di questo, è un sacrificio, la primavera sta arrivando, vorremmo tutti stare fuori all'aria aperta e andare in giro, far passeggiate, andare in montagna, andare per le nostre strade bellissime, fare outdoor. Non è possibile, mettiamoci il cuore in pace, manteniamo bene, applichiamo stili di vita nell'alimentazione, in questo periodo qua, e poi saremo pronti, come l'economia, quando sarà finito tutto, a riprendere meglio e più di prima. Bene, grazie. Ringraziamo l'ottimismo del sindaco Paolo Maggia e i suoi consigli ovviamente. E ricordo che questa è una telefonata in diretta Skype che adesso andrà su a breve su Newsbiella. Ringraziamo il sindaco Paolo Maggia e i suoi preziosi consigli. Da Newsbiella è tutto. Mauro Benedetti. Permette solo una piccola chiosa, ma mi vorrei ringraziare di cuore Newsbiella. Perché grazie a questa opportunità ci consente di essere vicini ai nostri cittadini, di vederci, Newsbiella è molto visto, e quindi grazie veramente perché vi mettete in gioco anche voi con questi servizi di pubblica utilità. Lo facciamo proprio per quello, per essere vicini a voi cittadini. Grazie Paolo. Grazie.